50 MW di impianti installati, EcoSuntec, energetici da fonti rinnovabili. Visita il nostro sito ecosuntec.it. Il Casa Castalda mette il turbo nella ripresa e trasforma una gara combattuta ed equilibrata in una vittoria storica ed importantissima per i ragazzi di Francioni, che in attesa del big match di giovedì con il Sansepolcro volano sempre più in alto sugli ali dell'entusiasmo, secondi in classifica ad un solo punto dalla vetta. Nel primo frangente la gara è stata nel complesso molto equilibrata, combattuta ma spezzettata da molteplici falli. Il Casa Castalda sfiora il vantaggio al 14°. De Luca crossa al centro per Marri, che prova il tiro al volo, che termina però alto. La partita prosegue senza sussulti fino al 24°, quando il Tressina va vicino alla rete. Mancini prova il colpo di testa, ma la conclusione, sporcata dall'intervento di Tempesta, finisce di poco fuori. Al 33° si rifà sotto il Casa Castalda. Il lungo lancio di Tempesta coglie Tomassini in aria, ma solo davanti Ceccagnoli sbaglia clamorosamente, calciando addosso al portiere avversario. Nella ripresa il Casa Castalda movimenta subito l'inizio della gara. Tacco di Tomassini per Marri, ma è provvidenziale la chiusura di Allegria. Al 10° il Casa Castalda reclama un rigore per l'atterramento di Gramaccia in area, ma l'arbitro fa cenno al giocatore di rialzarsi. Il Tressina pensa a difendersi e così sono ancora i locali a spingersi in avanti. Al 13° Tomassini prova il tiro dal limite, ma Ceccagnoli, con uno strepitoso intervento, salva in corner. La svolta della partita arriva al 28°. Il perfetto passaggio filtrante di Curti arriva sui piedi di De Luca, che calcia verso il secondo palo e segna nonostante la deviazione di un difensore. Il Tressina non molla e al 34° e al 36° costruisce le sue due azioni più pericolose. Al 34° Morvidoni prova il tiro da dentro l'area, ma Moriconi si immola e salva. Sempre Morvidoni è pericoloso al 36°, ma il suo calcio di punizione viene deviato in corner. Il Tressina cresce nel finale, ma malgrado un finale al cardiopalma, il risultato non cambia. Il Casa Castalda vince 1-0 e vola sempre più in alto.